questa è l'ora un poco più particolare che io conosca da tanti anni, perché noi la chiamiamo l'ora della ginnastica napoletana. Non entra ancora nell'argomento, è una premessa doverosa e sentita, perché quando ogni volta ho questo appuntamento, per noi napoletani, e non napoletani ma dei dintorni, questa è un'ora critica. Però, grazie al Signore, qui invece abbiamo una presenza di persone che invece sono pronti per ogni cosa, credo, lo spero. Spero di non volervi addormentare, e soprattutto, siccome sono stato generosamente invitato a avere circa un paio di ore a vostra disposizione, io spero proprio che ci manteniamo in sussum corda e rimaniamo in una certa posizione. E allora, io ho un argomento davanti, e un argomento abbastanza, diciamo, mi è stato suggerito ovviamente, mi è stato suggerito dal mio fratello Giuseppe, dal nostro fratello Giuseppe Laiso, e ringraziamo Dio anche per la musica che mi ha rallegrato e mi ha veramente supportato, perché questi canti, quindi canti dall'Innario, io sono rimasto particolarmente affezionato. Perché? Perché hanno dei messaggi, non sono le solite canzoncine che mi stanno veramente debilitando, che il lallallai perché che, qualche come, tutte. Mi sono meravigliato di non trovare una tromba che fosse pronta, mi aspettavo anche una tromba, ma quando la metti questa tromba in funzione? Devo venire a Lugano per sentirti suonare. Rino, diglielo Rino. Una tromba ci vuole, anche perché la tromba è un simbolo meraviglioso nella parola di Dio, vero? Ci sarà anche il suono dell'ultima tromba, gloria al Signore. Allora, con grande familiarità mi sento a casa, mi sento fra fraterni che stimo, anche se vi conosco molti di voi soltanto per quello che è, diciamo, la realtà visiva, però so che amate il Signore, soprattutto chi fa e chi si impegna per questa realtà di una settimana biblica, di studio biblico. A chi piace lo studio biblico significa che è innamorato di Gesù. Dico bene? Ma dire innamorato di Gesù significa altrettanto dire innamorato della parola di Dio. Siamo d'accordo anche su questo? Perché? Perché Gesù è la parola di Dio. Amen. E allora, l'argomento io l'ho preparato davanti a me, alcune note, non vi racconto come l'ho preparato, meglio forse se si rimarrà il tempo alla fine, lo dirò a conclusione, ma ho preparato questo piccolo, questo piccolo studio con la speranza soprattutto che possa essere di una utilità, e ovviamente non siamo qui per dire cose, ma per approfondire certi concetti, soprattutto per poter insieme meditare e approfondire una nostra conoscenza che deve essere essenzialmente di carattere biblico. Amen. Allora, devo dire subito questo: il titolo della relazione che mi è stata suggerita parla delle qualità morali del servitore. Questo è il titolo, mi pare che sia scritto così. Adesso poco. Le qualità morali del servitore. Vorrei fare una precisazione all'inizio. Molti usano il termine inglese leader, però sinceramente io preferisco la parola servitore, perché erroneamente molte volte si interpreta il termine leader, guida, come fosse il capo. Noi abbiamo un solo capo e compitore della mia e della vostra fede, il cui nome è Gesù Cristo il Signore. Siamo d'accordo? Però usiamo questa, è ormai entrato nel linguaggio, dobbiamo dire che la nostra lingua italiana non esiste quasi più, abbiamo un sacco di termini anglosassoni e anche di altre lingue, per cui il termine leader è diventato ormai di uso abbastanza comune. Ma io parlerò sempre col termine servitore. Perché servitore? Perché servitore? Perché vogliamo essere servi del Signore. Amen.
il Signore è Gesù. Amen. Noi vogliamo essere al suo servizio. È vero, fratelli e sorelle mie, cari studenti, vero? Dobbiamo e vogliamo essere al suo servizio. È la cosa più bella che possiamo ricercare e realizzare. E non ve lo dico con le parole e con parole umane, ve lo dico con un sentimento spirituale, cristiano, che la cosa più bella, e quella è stata la cosa più bella della mia vita, e lo sarà anche, e lo è anche per voi, quello di essere al servizio del grande re e del grande maestro. E questa è la soddisfazione più grande che ho ricevuto in tanti anni di ministero. Sono più di 50 anni che io ho l'onore di servire il grande re, e lo voglio servire fino alla fine, e credo che voi siate dello stesso avviso. Per cui è talmente importante quello di approfondire, di realizzare, di ricercare, di continuare. Perché? Perché soprattutto io penso abbiamo un desiderio comune. Servire Dio, servire il Signore, cosa significa? Qualcuno potrebbe dire in maniera molto semplicistica: è fare la sua volontà. Ebbene, è un'espressione giusta, fare la volontà di Dio, ma cosa vogliamo intendere nel fare la volontà di Dio? Questa molte volte diventa un'espressione forse più detta casualmente. Fare la volontà di Dio è una cosa talmente ampia, talmente importante, perché comprende che cosa? Comprende tutto ciò che anche la nostra realtà e la nostra attività di carattere morale, spirituale, per quello che concerne la vera volontà di Dio, quella che troviamo scritta biblicamente, quello di sforzarci in tutte le cose. Quindi significa adorare, pregare, servire, ma non di meno insegnare, ricevere e dare, ricordandovi un verso biblico che la predisposizione di ognuno che vuol servire il Signore è quella di ricordarsi che è più bello il dare che il ricevere. Credo che questa parola debba essere una parola da poter ancora rafforzare il desiderio personale di potersi dedicare a quello che è il servizio cristiano. Bene, io ho fatto una piccola premessa che ho trascritto, e lo faccio anche questo per più, non solo per dovere, ma anche per piacere. E con la presente appunto premessa desidero esprimere un personale ringraziamento a Dio, ma anche al pastore Giuseppe Laiso, mio compagno d'opera, e a Leon per l'opportunità che mi è stata data di condividere con i partecipanti questo modesto studio. Nella libera scelta del tema, pur riferendomi prioritariamente ai servitori, ritengo utile, se non necessario, esprimermi circa le qualità morali anche in senso generale. Spero che queste mie parole siano comprensibili. Sono abituato a usare il cosiddetto linguaggio che chiamo del cucchiaino. Voglio esprimermi, forse ve l'ho detto in qualche altra occasione, non lo posso ricordare. Allora, perché io uso questa espressione? L'ho sempre usata nel mio ministero, ancora fra tanti fratelli. Io uso il metodo del cucchiaino per dire: voglio cercare di non trovare una terminologia che possa essere così dotta da non far capire niente a nessuno. Perché in realtà dobbiamo dire, a parte che ci sono persone che hanno una certa, diciamo, anche competenza di carattere linguistico, eccetera, ci sono tanti altri che a volte trovano difficoltà a comprendere dei termini. Io per esempio ho notato tante volte, anche da quello che sono delle trasmissioni televisive fatte sui canali importanti, in certe discussioni, che tante volte si usa un linguaggio di certi personaggi, anche diciamo di una certa levatura, che poi alla fine la maggior parte delle persone potranno dire: ma non abbiamo capito proprio un accidente, non abbiamo capito niente, si sono dette tante parole, parolone. Io non sono per le parole, io voglio prendere esempio dal maestro Gesù, non dal professore Gesù, anche se lo riteniamo professore dei professori, ma il termine maestro ha quel significato che credo tutti quanti comprendiamo. Quando parliamo del maestro Gesù, parliamo del Signore che ci ha condotto e ci dà la sua parola in maniera comprensibile e alla portata di tutti coloro che vogliono riceverla.
non so se siete d'accordo con le mie definizioni, questa definizione, ma ve l'ho realizzata nella mia vita. Allora cerco di sforzarmi sempre di rimanere in una realtà comunicativa che possa essere una realtà di semplicità. Molti prendono a volte la semplicità per, diciamo, qualche cosa di non consistente, è sbagliato anche questo. Perché nella semplicità non significa che bisogna essere, diciamo, in una condizione di dire ma alla fine non stiamo dicendo no. Io penso che con la semplicità del cuore il Signore continua a benedirci, anche perché ogni volta che parliamo, credo che come cristiani che facciamo la volontà di Dio, come servitori, noi abbiamo un sacrosanto dovere di comprendere che abbiamo bisogno in ogni momento della guida, dell'unzione, dello Spirito Santo che è il vicario di Gesù Cristo. E qui lo dico senza forme di alcuna, non voglio toccare a suscitare nessuno, perché ritengo che lo Spirito Santo solo è il vero vicario di Gesù Cristo. Non accetto uomini che possono prendere quel posto. È una posizione biblica e anche mia personale, d'accordo? E allora abbiamo trovato questa argomentazione e voglio, per l'ordine del Signore, appunto, parlarne con tutti quanti voi. Mi hanno messo un'altra copia in più, te la puoi prendere, mi sembra che ho raddoppiato, puoi prendere pure questa qui, grazie, perché la segretaria mi ha raddoppiato, potrebbe servire. Allora, parleremo delle qualità morali del servitore. Troppo spesso dimentichiamo che oltre all'intelligenza, alla lungimiranza, oltre alla stessa genialità, il servitore, leader, mettiamo prima servitore, leader, deve avere realmente delle qualità morali, perché solo se le possiede in proprio potrà trasmetterle agli altri, per cui è importante far riferimento alle virtù. E entriamo subito in questo termine, tutti conoscete che cosa significa il termine virtù, però consentitemi che io lo realizzo sempre in maniera succinta, ma soprattutto sempre con quella realtà che possa farmi individuare il significato spirituale, biblico, perché al di là di quello che andremo a dire non potremo assolutamente non tenere presente che il contenuto di ciò che andiamo a dire ha soprattutto un valore, dovrà avere un valore di carattere spirituale, cristiano e anche biblico. Per cui ho cercato di ricordarvi il termine virtù. Virtù, allora, vi ricordo anche che per virtù si intende, come io lo intendo, la disposizione naturale a fuggire il male e a fare il bene, perseguito come fine a se stesso, fuori d'ogni considerazione di premio o castigo. Questo in ordine generale. Ora ne esamineremo sinteticamente alcune. Allora, cominciamo a guardare queste virtù, che poi, ripeto, possiamo applicarle in senso generale, ma soprattutto li vogliamo applicare in senso morale, biblico, spirituale. La sincerità è la prima condizione. E la sincerità contrapposta alla falsità, alla doppiezza, l'intrigo, la calunnia, l'ipocrisia. La parola sincerità. Parecchie volte ho espresso questo termine, che per la verità non mi sono mai chiesto nel passato, non mi ero mai chiesto sincerità, perché pare certe parole, sembra che già le conosciamo, e se non le conosciamo, diciamo, come radice di quello che ci viene insegnato, sono parole che in un certo qual modo fanno parte di un bagaglio personale che in un certo modo ci fanno comprendere in qualche cosa. Però c'è stato un servitore americano, un pastore, mio amico, che un giorno, non so come, mi fece una domanda, mi trovavo appunto in sua compagnia negli Stati Uniti, e mi fece una domanda specifica. Remo, tu sai esattamente cosa significa questo termine sincero, sincerità? Devo dirvi la verità, non potevo mentire, posso capirne il significato. E lui mi diceva qualcosa in questa maniera, poi se me l'ha detto precisa o non precisa, sarà voi di giudicarlo, anche con mio fratello Paolo Ricca, che vedo da
sulla sinistra. Gloria il professor Paolo Ricca. Allora, e il fratello, il pastore, mi diceva, viene da senza cera. Sincero viene da senza cera. Poi mi confermerai se è vero, vero Paolo? Tu sei molto più addentrato in certi significati. E mi spiegava che originariamente, adesso ripeto, non so se è realmente così, però mi sembra che il significato possa essere accettabile, diceva i mobilieri di un tempo, figuriamoci i mobilieri di oggi, nel presentare delle realtà, dei manufatti in termini proprio di costruzioni in legno, di mobili, dice nel trovare i difetti del legno, allora coprivano praticamente con della cera, coprivano questi difetti con i colori adatti per non far vedere agli altri questa realtà di difetti che esistevano. Io ho fatto però un'esperienza che, nonostante oggi ci sono i mobilieri moderni, i difetti ce ne sono ancora tanti. Mi risulta addirittura che qualcuno ha venduto, ha comprato e gli hanno venduto un tavolo molto pesante a Torino, ma molto pesante, non vi dico la ditta perché ormai è fantomatica anche quella, e era così pesante che hanno pensato che era un mobile così importante. Poi quando l'hanno portato sopra è caduto qualcosa, si è rotto, c'era il cemento dentro. Non sentitemi una battuta ogni tanto, vero? Ed sono battute vere, non è che mi sto inventando qualcosa. Allora, figuriamoci se non ci sono graffi, contrograffi. Però ho notato anche che nella mia realtà qualche volta il nostro falegname è venuto con un po' di cera a colore e ha coperto. Quindi senza cera, sincero, senza cera. La sincerità, la sincerità a questa bella realtà è contrapposta alla falsità e alla doppiezza, l'intrigo, la calunnia e l'ipocrisia. E devo dirvi anche qualcosa, è un mio pensiero personale. Io ho sempre pensato e continuerò a pensarlo che siamo difettosi tutti quanti, siamo umani. Prima della conversione, della conoscenza di Gesù Cristo come nostro personale Signore e Salvatore, chi non è stato in una certa condizione, vero? Però il Signore perché ci sceglie? Perché qualcuno dice, e dovrebbe ricordare, che il Signore ha detto più volte, non sono voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. C'è una scelta, c'è una chiamata, adesso non parlo in senso ministeriale, ma in senso generale come credenti. Io ho sempre ritenuto che l'unica realtà, l'unica qualità che il Dio vuol vedere, Dio Spirito Santo vuol vedere, è proprio la sincerità. Quando la persona accetta il Signore, si pente dei peccati e si pente di tante altre cose, la cosa che non può mancare, che deve rimanere, è proprio quella, la sincerità. Signore, abbi pietà di me. Che cos'è, Signore, abbi pietà di me? Che espressione può darci questo? Abbi pietà di me. È quello di riconoscere la realtà di una condizione che ci porta e porta la persona ad essere sincera nel chiedere il perdono e avere un vero pentimento. Io penso che ogni cristiano, e quando parlo di cristiani non parlo di cristiani di facciata, parlo di cristiani, quelli che hanno fatto un'esperienza reale con Cristo, non quelli che hanno abbracciato la religione o ne fanno uno strumento religioso, ma quelli che vivono una realtà di fede cristiana, io credo che senza questa sincerità Dio non può gradire, non può operare come Egli invece desidera farlo e farlo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Amen? Siamo Amen. D'accordo? E continuando, quindi, la sincerità è contrapposta alla falsità. Che brutta cosa, la falsità. Io penso che vi dà fastidio a tutti quanti quando vedete qualche atteggiamento falso. L'ipocrisia, vero? La doppiezza, poi l'intrigo, la calunnia. Oh, purtroppo troviamo tutte queste componenti, non è che le troviamo fuori dalla religione.
e troppe volte le troviamo proprio nella religione. D'altronde l'esempio che Cristo ha dato più volte a quella che era la casta per eccellenza come insegnanti, che erano i farisei, il Signore trovava proprio questa ipocrisia, e l'ipocrisia è falsità. Noi invece vogliamo continuare a dare quello che il Signore continua a dare a noi, di essere realmente, moralmente in una posizione che ancora questa virtù, che la sincerità, possa sempre dimorare nel cuore di ognuno di noi. Amen. Poi c'è l'obiettività. L'obiettività è la capacità di valutare senza farsi influenzare dai pregiudizi e dalla maldicenza. Anche questo è un punto molto importante che riguarda proprio la moralità e la moralità del servitore, ma voglio dire che questi concetti valgono anche nella realtà mondana. Cioè questo può riguardare anche un leader di quella, un'azienda, di qualche cosa, perché poi sappiate che per l'altronde ho notato anche questo da tanti anni, che molti insegnamenti che vengono dati anche ai leader di aziende, ecco, hanno una base cristiana, diretta o indiretta, molte volte fanno parte di tutto questo. E qui naturalmente anche l'obiettività ha la sua importanza, cioè la capacità di valutare senza farsi influenzare dai pregiudizi e dalla maldicenza. Ma non è soltanto un modo per esprimerci, è un modo per concretizzare e realizzare quali servi del Signore, quali strumenti di Dio, è il modo per comprendere certe cose, per meglio affinare le nostre realtà morali, per poter piacere a Dio, per fare quello che noi sappiamo che è nella perfetta volontà di Dio. Quindi non bisogna farsi influenzare dai pregiudizi. Quante volte siamo manipolati dalle persone, c'è una manipolazione, no? Quello di dire ma non ti sembra, l'ho trovato anche tante volte, perdonatemi, anche nella Chiesa, l'ho trovato tante volte anche nei credenti. Qualche volta stavo diventando Neemia tanti anni fa per un fratello che era anche mio cognato, il quale nelle sue espressioni cercava di mirare da una parte per colpire dall'altra. E sinceramente questa cosa mi diede fastidio, perché mi accorgevo che lui parlava indirettamente, ma già sapevo con chi voleva parlare, che il suo obiettivo dov'era, era per parlare male dell'altra persona. Stiamo attenti a tutto questo, perché ovviamente non onora né Dio e non fa parte di questa nostra realtà morale, che poi diventa anche realtà di carattere spirituale, come poi parleremo in appresso. Amen? Ci siamo? Sì, sì. Allora, io quando vi vedrò sbadigliare forte, io continuerò. Va bene? Allora, ne vediamo un'altra. La forza d'animo. Forza d'animo che rende sereno e lucido anche nei momenti difficili. Questa forza d'animo, che poi spiritualmente dovremmo toccare quello che è l'argomento fede. Che la forza d'animo, da che cosa ci può derivare? Possiamo avere un carattere forte, possiamo avere un carattere meno forte, ma una forza d'animo richiede effettivamente di superare un ostacolo che non è da poco. Quindi un servitore o un leader, se preferite, deve avere questa forza d'animo per rendersi sereno e lucido anche nei momenti più difficili, proprio i momenti di indecisione, quando bisogna prendere delle decisioni ben precise. E ovviamente io, il mio consiglio e il consiglio che sento di dare, che avete già applicato tante volte alla vostra vita, io chiedo, tocco l'ambiente, il lato spirituale, io chiedo al Signore di donarmi tutta la saggezza, di darmi tutta la forza per superare ancora queste realtà che tante volte non sono facili da superare. Ci siamo fin qua? E allora poi c'è l'umiltà. Questa parola poi la conoscete bene, questa virtù la conoscete bene. Attenzione, ho parlato di umiltà, parlo di umiltà, ma non di umidità. Sono due cose che voi comprendete, sono completamente distinte e separate. Quando parliamo di umiltà non dobbiamo parlare di umidità, perché troppe volte ho trovato che chi si definisce umile
è umido, e voi comprendete il significato, è una triste realtà anche in questo senso. Per cui l'umiltà, che è la capacità di ascoltare gli altri e correggere i propri errori, ma potremmo mettere altre definizioni. Certamente non ho la presunzione di essere completo in tutte queste espressioni, ma sto cercando di toccare almeno quella parte che ritengo la più essenziale, la più pratica. Amen. L'umiltà va davanti alla gloria di Dio, è vero? L'umiltà va davanti alla gloria di Dio. Ma com'è bello vedere anche nel senso umano persone umili. Ho notato negli anni, in questi anni che sto avanzando, ho notato che molte volte le persone, diciamo, quelle persone veramente istruite, veramente colte, sono quelle che molte volte sono più umili di tante altre. A volte vediamo dei professionisti e parliamo del mondo. Troviamo professionisti che sono presuntuosi, ambiziosi, e poi alla fine ci accorgiamo che non hanno niente. Quanto è bello per a volte trovare invece uomini che hanno veramente delle capacità, hanno realtà, dico uomini per dire anche donne, che hanno veramente delle capacità, delle qualità morali, che a un certo punto sono persone semplici, persone che non hanno nessuna presunzione. Li vediamo e sono, è piacevole avere a che fare con queste persone, vero o no? Amen? Allora, principalmente per i cristiani devono avere una santa umiltà, vero o no, fratelli e sorelle? Bene, studenti, come devono chiamarvi? Studenti o fratelli e sorelle? O fratelli e, fratelli e sorelle studenti, mettiamo tutto insieme la stessa cosa. Vero Paolo? Gloria, mi sta provando Paolo. Oggi c'è un professore che mi esamina, è lì, è la prima volta che con Paolo, no, sarà forse la seconda volta che una volta a Torino, pure ho avuto un momento in cui, in una certa associazione, ho avuto un momento di potermi esprimere pubblicamente fra i fratelli valdesi. Bene, bene. Tornando quindi, l'umiltà è la capacità di ascoltare gli altri e correggere i propri, ascoltare gli altri, che devo toccare un poco questo argomento. Quante volte si parla troppo e non si ascolta? Io sono abbastanza loquace, non sono uno che, non posso dirmi, mia moglie l'altro giorno mi diceva, ma tu parli sempre. Però io gli ho dovuto ripetere, io parlo perché tu non parli mai. Se io in eccesso parlo, tu in eccesso non parli. E quando non c'è questo, non c'è comunicazione. E ho sempre ritenuto che la comunicazione è vita. Ed è vita per ognuno di noi, vero? Ecco, per questo entriamo in quella realtà, anche morale, quanto è importante ascoltare, quanto è importante prima di intervenire. E come servitore mi sono reso conto da tanti anni, forse una volta ero più precoce nel parlare che nell'ascoltare, ma grazie a Dio l'esperienza ministeriale, anche quella che è la realtà di vita cristiana, mi ha portato molte volte che aspetto di ascoltare bene, prima di parlare, prima di intervenire, cerco di ascoltare. Perché chi sa ascoltare, allora dopo saprà come eventualmente rispondere. Invece a volte per essere frettolosi nel parlare si commettono tanti errori. E una qualità di questa moralità è anche questa, quella di saper ascoltare. E poi l'altra parte che abbiamo toccato qual era? Quella di saper correggere i propri errori. C'è una differenza nel dire e nel fare e nel correggere i propri errori e in chi dice perdonami e non si corregge mai, che anche questa è una triste realtà dei nostri giorni, ma penso anche dei giorni passati. Conosco sicuramente dei servitori, anche parlo di servitori, che tante volte ne fanno di tutti i colori, poi quando arriva perdonami, però il giorno appresso hanno ricominciato da capo, le cose sono tornate ad essere nella stessa maniera. Beh, cosa vogliamo considerare? Che questa è una umiltà, è una falsa umiltà, è un'umiltà, perché se noi riconosciamo di aver commesso degli errori, dobbiamo avere l'umiltà di essere pronti per la correzione personale, perché a volte vogliamo correggere gli altri, ma non correggiamo noi stessi, e questo
certamente non fa onore a un cristiano e soprattutto a dei servitori. Siete d'accordo su questo punto? Io spero di sì. Soprattutto quelle che non siete d'accordo, me lo dite voi, mi fate un elenco e mi dite quelle cose che non siete d'accordo. Va bene, poi quando succede questo io poi mi rivolgo al fratello Paolo e lui mette a posto ogni cosa. D'accordo. Veniamo a un altro punto molto importante che è appunto considerando virtù, il coraggio. Il coraggio necessario per prendere decisioni difficili e assumersene la responsabilità. Il cristiano deve essere coraggioso, ma soprattutto il servitore deve essere coraggioso. Il servitore non può e non può mettersi dietro a quelle che sono a quello che è il popolo, che sono i credenti. Il coraggio non dice uno è talmente sicuro che si sente tranquillo, no, coraggio. Il coraggio ci porta ad fare delle azioni di cui abbiamo anche le nostre difficoltà a comprenderne la gravità e anche la difficoltà, ma il coraggio ci porta ad esercitare proprio quello che umanamente sarebbe difficile esercitare. E dobbiamo dire che in questo senso ancora vediamo che anche la fede, e soprattutto la fede, ci porta. Quale fede? Fede nel Signore Gesù, fede in Dio, ci porta ad affrontare con coraggio situazioni particolarmente difficili. Il servitore deve essere coraggioso, deve esserlo. E ripeto, non è una qualità che può nascere, o meglio, tutte queste virtù o qualità, come le vogliamo chiamare, non è detto che sono già dentro di noi, ma dobbiamo studiarci affinché ci siano in ciascuno di noi. E questo è possibile soprattutto guardando a un tipo di morale che noi identifichiamo, identificheremo poi con quella che è la spiritualità del servitore o della servente. Amen. Torniamo quindi, decisioni difficili, assumendone la responsabilità. Ricordo ai primi tempi, quando l'Evangelo veniva predicato da fratelli molto umili, umili proprio come condizione umana, anche di conoscenza biblica, e sto riferendomi a quelli che molte volte abbiamo chiamato i pionieri del pentecostalesimo. Io sono stato un allievo, posso dire, un discepolo di un uomo che aveva, pensava 140 kg, aveva la terza elementare, non aveva un grande bagaglio di conoscenza biblica, ma si sforzava a dare degli insegnamenti di cui io ne rimango fiero. Io ho imparato una cosa da quell'uomo, ho imparato la cosa più importante per la mia vita. Imparai, perché non c'è più, imparai e ho imparato ad amare il Signore, ad amare la parola di Dio. Non avevo altre possibilità, ho imparato anche il senso della responsabilità. Se non c'è responsabilità non si può assolutamente pensare di poter andare avanti, progredire. La responsabilità ha un prezzo, ma è un prezzo che ci onora, è un prezzo che viene da una consapevolezza di fare appieno la volontà di Dio, o meglio di sforzarci a fare la volontà di Dio. Quante persone sono irresponsabili? Quanti servitori si dicono tali e poi ci sono delle irresponsabilità? La paura, oppure quello che può essere la, diciamo pure il guadagno, quello che possa essere l'utile, tutte queste cose molte volte portano l'uomo, e l'uomo di Dio non può assolutamente ancora venir meno davanti a questi principi, principi morali, ripeto, che per noi diventano anche principi spirituali, che vengono anche e soprattutto dalla conoscenza della parola di Dio e quindi che onorano Dio. È importante essere responsabili. Responsabile significa affrontare la situazione sapendo di doverla in certo qual modo, di intervenire e possibilmente di intervenire sempre con quella fede e quell'aiuto che ci viene dal Signore. In ogni caso, in ogni momento,
Noi sappiamo che il nostro Dio non ci ha mai abbandonato e mai ci abbandonerà. Abbiamo il nostro Dio grande e meraviglioso. Non dico un Dio, perché la parola un Dio non lo riesco più a digerire. Io so che esiste un solo Dio, lo sappiamo anche noi, vero? Dio nella persona del Padre, del Figlio, ma un solo Dio. A volte un Dio, quando mi sento dire un Dio, non mi piace, fratelli, un Dio. Perché io credo che non ce ne sono altri. Non so se voi lo credete. Io credo che abbiamo questo Dio meraviglioso, anche se con questo mistero così, diciamo, attualmente che non potremmo comprendere, lo abbiamo in tre persone, la persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo avere la capacità di accettare e di prenderci le nostre responsabilità. Costi quel che costi, c'è un prezzo. In tutto questo, notate, non ci sono vantaggi, almeno umanamente parlando, ma ci sono soltanto dei prezzi da pagare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo, continuate voi, unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Padre ha dato, il Figlio si è offerto, quindi c'è stato un prezzo, e c'è un prezzo, c'è stato pagato un prezzo altissimo. È indispensabile che anche noi sappiamo che abbiamo anche un piccolo prezzo da pagare in virtù di quello che è il servizio che noi vogliamo offrire alla comunità, ma per la gloria e l'avanzamento del regno di Dio. Siamo d'accordo? Amen. Gloria al Signore. Quindi il coraggio ci porta anche ad avere responsabilità. Poi viene la generosità. Anche questo termine, questa virtù, ha la sua fondamentale importanza. La generosità, che è la capacità di pensare agli altri, al loro benessere, di dedicarsi, di spendersi, dando l'esempio. Ovviamente, ripeto, queste qualità le potete trovare anche in un manuale per i leaders del commercio, delle varie aziende, ma ho sempre ritenuto che queste realtà vengono sempre da quello che è la parola di Dio, l'insegnamento della parola. Tante volte sorridiamo davanti al fatto di avere che i carabinieri camminano a due a due. Quante volte abbiamo ripetuto questa? In tempo avevamo anche una categoria di carabinieri che avevano poca cultura, quasi niente, vero? Ricordo una piccola barzelletta di un carabiniere che per spostare un asino sul posto se lo tirava presto dall'altra parte, perché altrimenti trovava difficoltà. Beh, dobbiamo dire una cosa però. Il Signore a chi mandava? Non ha mandato due a due? Perché ci manda a due? Ma anche oggi, chi di noi si sente e si sente di camminare da solo? Quando poi la parola di Dio ce lo insegna, vero o no? Abbiamo bisogno, perché? Abbiamo bisogno di un sostegno, di un conforto, che sia anche morale, soltanto sotto l'aspetto morale. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Lo sentiamo questo bisogno? Ma fratelli miei, al di là che questa sera noi siamo qui, come studenti, siamo in questo luogo, ma io credo anche in quella che è la comunità, in quello che sono le varie realtà, nei gruppi, che io parlo sempre tra i cristiani. Ma è bello stare da soli o desideriamo essere insieme? Nella perfetta volontà di Dio noi conosciamo che Dio non ci vuole soli. Dio ha creato, dopo l'uomo creò la donna, formò la donna per essere più preciso, vero? Perché formò la donna? Perché si accorse, e lo leggiamo nel libro del Genesi, cosa leggiamo? Si accorse che gli mancava qualcosa di prezioso. Ringraziamo il Dio, che sono le donne, le sorelle, le mogli, gloria al Signore. Ebbene, noi vediamo che c'è una necessità proprio, è una necessità, diciamo, proprio personale, individuale. Abbiamo bisogno di avere qualcuno. E coloro che vivono, oggi siamo in un mondo di single, ma dobbiamo vedere se questi single sono a livello sessuale o sono single in altre maniere, non lo sappiamo. Ma io credo che è nella perfetta volontà di Dio anche quella che noi chiamo attraverso l'Evangelo di Giovanni, nei capitoli che conosciamo, da 15 a 18, dove si parla ancora di questa realtà di Dio che vuole l'unione.
e noi vogliamo anche la comunione. Amen? D'accordo? Quindi è importante anche questo, di pensare agli altri, il benessere per gli altri, di dedicarsi, di spendersi dando l'esempio. Mi direte, ma non è facile tutto questo? Ma per un servitore di Dio è chiaro che anche il servitore di Dio deve avere uno sviluppo, deve avere una crescita. Non si nasce subito servitore di Dio. Ci vuole esperienza spirituale. Prima la vocazione, vero? La chiamata. Poi ci vuole la conferma della chiamata. Ma poi c'è anche una serie di realtà che dobbiamo, insieme alle altre virtù, realizzare intimamente per crescere. Io notavo una cosa, com'è bello l'espressione l'uomo di Dio. Non è scritto, sono cose che a volte non dico quello che sta scritto e le dico in questo momento. Avete notato che sono decine e decine di volte di versi che parlano nell'Antico Testamento, accolto anche nel Nuovo, dell'uomo di Dio. Uomo di Dio. Beh, è qualcosa di meraviglioso pensare quanti si esprimono l'uomo di Dio. Veramente c'è una certa denominazione pentecostale che mi ha lasciato sorpreso già pochi giorni fa. Sono entrato in un negozio, in un piccolo supermercato, ci ho trovato alcune persone che non sapevo neanche se erano fratelli, se erano cristiani. E più di una volta, quando mi sono accostato, si sono accostato vicino, uomo di Dio! Uomo di Dio! Io sono rimasto un po' perplesso, nel senso che non siamo abituati a queste espressioni, pur sapendo che magari che il soggetto che ti chiamava riconosceva che io ero un pastore. Attraverso la televisione sapete che è molto più semplice diventare volti più popolari, in questo senso. Sono tornato e ho detto ai miei fratelli, questo hanno l'espressione di dire sempre, ma me l'ha ripetuto 3-4 volte a voce alta. Non è che mi vergogni, per carità, è un grandissimo onore, o no? Sì. Io vedo. È un onore o no? Sì. Io non c'è un onore più grande, però mi veniva detto in una maniera verbale che sinceramente, più che entusiasmarmi, mi portava a una considerazione mia personale, forse non chiamiamola falsa umiltà, perché non ci può essere falsa umiltà in coloro che servono il Signore. È una forma, come devo dire, una forma un po' particolare di disagio, perché farmi chiamare da gente intorno che mi sento dire uomo di Dio, uomo di Dio, mi faceva sentire un po' di imbarazzo, come mi sono sentito in imbarazzo nel passato quando qualcuno passando per la porta dice questo è il prete dei protestanti. No, mi feci marcia indietro e gli dissi, non sono il prete dei protestanti, io sono un pastore evangelico. Perché la gente confondeva, stiamo parlando di diversi anni fa. Alla fine, chiedendo ancora a alcuni fratelli, dice, no, guarda, che questa è un'espressione che usano, e lo posso dire, quelli di solo Gesù. È vero? Beh, io la prendo dopo 54 anni di ministero. Lo sto prendendo adesso perché non lo sapevo. E allora ho capito che è un modo, un'espressione che praticamente viene usata in particolare ambiente, anche cristiano, però diverso da normale. Quindi, però, com'è bello questo termine. Vogliamo essere tutti uomini e donne di Dio? Lo siamo già? Sì. Certo, arrivare, e se volessimo esaminare tutti i passaggi biblici collegati a questo termine, potete guardare benissimo nella vostra Bibbia, e se prendete quella nel vostro computer ne trovate una sfilza, ebbene, vediamo che questa è stata applicata a tutti gli uomini che non soltanto per la loro moralità, ma soprattutto per la loro predisposizione e per il servizio, hanno ricevuto il grande onore di essere chiamati uomini
o uomo di Dio. Concludo questa mia espressione con un'esperienza personale. 11 anni fa, per la prima volta, ero in Angola, quando c'era guerra, quando la gente moriva di fame, quando si ammazzavano uno fra l'altro. Io mi portavo in Angola, dove sarebbe nata poi una visione missionaria che non sto qui a pubblicizzare, ma che molti di voi già conoscete, ed ero insieme al pastore Antonio Romero, che poc'anzi è andato via, che allora era, lui è più giovane di me, l'ho sempre ritenuto un figlio spirituale. Eravamo con sua moglie, mia moglie, e andavamo e venivamo trasportati per quell'occasione, eravamo stati invitati, ero stato invitato ad avere un congresso di carattere evangelico in terra d'Angola, dove parteciparono circa 400 persone che io non avevo mai conosciuto. E per non farci sentire in imbarazzo, i fratelli fecero un grande sacrificio e pagarono l'affitto di un piccolo centro di origine canadese, dove praticamente ci avevano ospitato in due stanze. E non vi dico, già quando vennero a guardarci, ci guardavano come fossimo stati al Grand Hotel a 5 a 7 stelle. Era semplicemente un luogo molto umile per quei tempi, per loro rappresentava, e poi seppi che avevano pagato delle cifre che per loro erano particolari. Durante il tragitto che facevamo da questa stanza di questo piccolo villaggetto, che era proprio nel centro di Luanda, in Angola, venivamo trasportati attraverso quello che era una jeep. Tra le altre cose, eravamo in quattro noi, ma c'era sempre minimo un autista con un altro paio di persone che si appendevano. Non mi ero mai chiesto il perché. Quando me lo chiesi, mi dissero che avrebbero incontrato per strada anche i banditi, e se era solo qualcuno veniva ammazzato. Beh, in quei tempi era ancora, ringraziando di Dio, questa cosa oggi pare che non ci sia più. Quando sono arrivato, ricordo più di una volta, arrivavamo, improvvisamente la polizia ci bloccava, ci fermava. Ora, il portoghese non lo conosco, ma riusciamo a comprenderlo, perché in effetti è sempre una lingua agganciata a quella che è la lingua latina, vero? Però questo ho compreso sempre. Nel momento stesso che l'autista scendeva e andava verso, diciamo, la persona, il poliziotto o i poliziotti, e quelli domandavano: ma questi chi sono? Ci vedevano che eravamo bianchi. Cioè, questi sono uomini di Dio. Devo dirvi sinceramente, io continuo a sentire una grande benedizione. Era la cosa più bella che potessero dire. Ma devo dirvi anche altresì che nel momento che dicevano queste parole, come qualcosa di magico succedeva, non c'erano più problemi, ci lasciavano andare tranquillamente, senza alcun problema. Beh, dobbiamo dire una cosa: com'è bello essere uomini e donne di Dio. Voglio invitarvi a continuare, se già lo siete, rimanete e continuate sempre di più. Se non lo foste, cercate di diventarlo, e questo sicuramente è qualcosa che non ci soddisfa umanamente, ci soddisfa spiritualmente, intimamente, per l'avanzamento del regno di Dio. Amen. Torno a quello invece che è la realtà di carattere che stiamo trattando, cioè a un'altra virtù. Abbiamo visto quindi la generosità, vediamo la giustizia, anche questo punto è importante. L'arte difficile di scegliere veramente i capaci e gli onesti. Ora, non parliamo di giustizia in senso generale, perché possiamo dare diverse attribuzioni a questo termine, vero? Ma in questo caso, parlando di moralità, vedo e ho trovato, mi sento d'accordo parlare in questo senso. La giustizia, quindi l'arte difficile di scegliere veramente i capaci e gli onesti. È difficile? È un'arte difficile? Non lo so, sì o no? Vediamo chi pensa di sì e chi pensa di chi sì. Chi no? Allora pensa tutti nella stessa maniera. È veramente difficile. È veramente difficile. Perché?
perché troppe volte ci imbattiamo anche spiritualmente in realtà in cui pensiamo di aver trovato le persone giuste, i capaci, gli onesti, però troppe volte, dico troppe volte, non poche volte, insisto con troppe volte, ci accorgiamo che le cose non erano proprio quelle che noi avevamo pensato. Che Dio ci dia grazia, come servitori, di darci intendimento, discernimento, di poter stabilire, di poter comprendere, di poter capire chi sono le persone veramente capaci ed oneste. Ho trovato tante persone che in tanti casi sembravano che ne sapessero e fossero in grado, poi alla fine era soltanto fumo. Fumo negli occhi, come in inglese, get in your eyes, fumo negli occhi. Ancora oggi, dopo tanti anni, e grazie al Signore, sono convertito dal 1975, dunque facciamo i conti, te non mi sbaglio anche con nel 56. C'ho 71 anni, non me la nascondo. Me li porto bene, vero? Grazie, fratello. Devo lavorare ancora e so che il Signore mi darà ancora molto da lavorare. Voglio lavorare per il Signore. E mi sono reso conto quante volte ho trovato persone che mostravano capacità che non avevano. Fumo, solo fumo. Persone che si vantavano di fare e di dire. Le ho trovate sia nel campo spirituale, ma le ho trovate anche nel campo di lavoro. Ricordo tra le tante cose, mi permetto di raccontarvi qualcosa perché credo che sia importante, non solo come riempitivo, ma come sostanza. La mia esperienza aeronautica, io ero controllore del traffico aereo, poi sarei diventato pilota civile per passione, e ricordo di avere una posizione. E avevo una posizione operativa particolarmente importante. Ero in quello che era la torre di controllo dell'aeroporto di Napoli all'epoca, che aveva anche una doppia funzione, che è chiamata anche avvicinamento, il controllo di avvicinamento. C'era un ufficiale che aveva un grado superiore al mio, ed era lì, e c'ero fra due colleghi in cui lavoravamo in questi due settori. Non c'era molto traffico, c'erano soltanto due aeroplani. Uno usciva, l'altro entrava. Ve lo racconto perché sono cose che ho vissuto. Ricordo che ebbi necessità di una telefonata e mi rivolsi a colui che doveva essere poi il capoturno, come veniva chiamato. Dico, posso lasciare un momento? Due aeroplani. Uno usciva, l'altro entrava in una bella visibilità di 30-40 km. Non c'era cattivo tempo. Scesi giù, c'era al piano di sotto questo telefono. Quando sono salito sopra, il collega a fianco dice, abbiamo avuto un rapporto, stavano scontrando i due aeroplani. Questa era l'incapacità di quell'uomo che si definiva capace, che veniva riconosciuto più capace degli altri, ma che in definitiva non ne capiva proprio niente. Quanto è brutta la presunzione umana, quello di pensare, di fare, di dire, e anche questo senso di mancanza di responsabilità. Vi dico queste cose per rendere un po' più corposa la spiegazione, quella che è la realtà della nostra vita. Soprattutto nelle cose spirituali dobbiamo stare molto attenti. Che il Signore ci dia grazia, che quest'arte difficile ci aiuti attraverso lo Spirito Santo a scegliere i capaci e gli onesti. Abbiamo detto i capaci. Beh, ho fatto un esempio per i capaci. E gli onesti? L'onestà. Che cos'è l'onestà? Potremmo dire, e poi passeremo a un altro termine, l'integrità che andremo a trattare, altre cose. Essere onesti. Bisogna essere onesti prima con se stessi e poi onesti con gli altri, altrimenti non avrebbe nessun significato e nessun valore. Che il Signore ci dia grazia di sentirci davanti a Lui onesti anche nel poter dichiarare quelle cose in cui non siamo in grado,
Se uno non è in grado di fare qualcosa, se uno non è in grado di occupare una posizione, se uno non è in grado in una forma ministeriale di fare qualcosa, ci deve essere la capacità. Se la capacità non c'è, ci deve essere almeno l'onestà. L'onestà di non farlo, perché differentemente si farebbe in maniera sbagliata. Siete d'accordo? Sì. Continuiamo con il consenso. Ho chiesto al mio, nel momento stesso ho detto di avvisarmi un poco per gli orari, perché sto perdendo il, non guardo più l'orologio. Veramente ho chiesto al Signore, che ringraziare il Signore quando andiamo in paradiso, quando andiamo nel cielo, l'unico strumento che non avremo sono gli orologi. Ci liberiamo degli orologi. È una liberazione l'orologio. Anche se, perché? Perché è una costrizione. Siamo collegati sempre al tempo che non c'è, il tempo che fugge, è vero o no? E poi questo tempo non si ferma mai, non lo possiamo fermare il tempo. Non abbiamo la facoltà di fermare il tempo, eh? Soltanto una volta può fermare il tempo. Quando fu detto a un certo personaggio, fermati o sole! È vero, solo in quel caso ci fu un momento, ma il tempo continua a girare. L'altra virtù, chiamiamola così, è il consenso. Il consenso. Cosa sta a significare questo? Notate che, vediamo se entriamo in questo argomento con chiarezza. Se egli stesso è a posto, parlo del servitore o leader, se preferite, se egli stesso è a posto, sarà obbedito senza che emani alcun ordine. Se invece non è a posto, non sarà mai ubbidito, neanche se ordina. Ci siete? Stiamo comprendendo? Ovviamente non voglio entrare nel termine signoreggiare, anche se questo termine spirituale ha una grande importanza. Perché? Perché parlando di servitori di Dio, noi sappiamo, c'è fatto obbligo, biblicamente e spiritualmente, di non signoreggiare alcuno. Cioè, noi siamo servitori, non possiamo chiamarci capi, ma purtroppo molti si sentono, più che servitori, si sentono capi, e quando si sente capo o capi, allora significa signoreggiare il popolo, cioè in questo senso che i credenti sottoposti all'autorità spirituale vengono automaticamente comandati a fare cose di cui magari chi dovrebbe emettere un certo ordine non è in grado di farlo, perché non è all'altezza. Signoreggiare è la cosa più brutta che c'è, però è qualcosa che è abbastanza comune, per l'esperienza, ve lo voglio dire, per l'esperienza che ho maturato negli anni, tristemente comune in molti servitori che non hanno una reale maturità di quello che può essere il servizio cristiano, quello di poter comandare, senza di me non fai niente, tu devi fare questo, tu devi fare quello, tu devi. Dove sta scritto questo? Non è nella volontà di Dio, non è per coloro che servono il Signore. Però, quando succede questo? Quando avviene questa mancanza di consenso? Quando non c'è la qualità, quando non ci sono. Dice, se il servitore è a posto, in che significa è a posto? Cosa vogliamo intendere? Se il servitore è nella posizione giusta, sarà obbedito automaticamente. Sì. Voglio farvi un altro esempio di alcuni anni fa. Diversi anni fa, ero nella località, nella chiesa primitiva, non dove siamo ora, che era costituito da, e ancora ce l'abbiamo, costituito da un pallone pressostatico, una tenda, ed erano presenti, avevo 4 anziani in quel tempo, il ministero era molto più piccolo, e avevamo 4 anziani, avevamo forse 300 fedeli all'epoca, e di questi 4 anziani mi accorsi a un certo punto che di questi 4 anziani c'era qualcuno in particolare che si padroneggiava, già dall'atteggiamento. Entrava in chiesa, tutto che ancheggiava, avanti e indietro, col petto in fuori, qualcosa di particolarmente brutto, vergognoso. Questa cosa non solo dava fastidio a tanti, perché poi tanti si riconoscevano, ma tanti poi venivano a lamentarsi.
perché vedevano la boria, vedevano la presunzione, l'atteggiamento, e quindi anche se chiedevano e se lui voleva dire qualcosa non ubbidivano, ovviamente, perché non è la condizione e non c'è la condizione adatta per poter essere ubbiditi. C'era questo modo di fare che ovviamente disturbava. Devo dire che il Signore mi diede grazie di fare qualcosa che in vita mia non ho mai fatto. Questi quattro, tutti e quattro, dicevano che a loro non importava tanto essere degli anziani. Succede che cosa significa essere anziano? Importante, no? Ma mi avevano talmente stufato che disse: Signore, aiutami tu. Perché due non erano malvagi, ma si erano fatti coinvolgere. C'erano questo e un altro particolarmente. Ebbi veramente una dose di coraggio da parte del Signore, ma anche in quel momento fui giudicato da qualcuno che stava fuori dal mio ambiente, fui giudicato come una persona che quasi responsabile, ma invece il Signore mi diede ragione e le cose andarono differentemente. Era quasi mezzanotte, voglio raccontarvelo anche questo, non lo troverete scritto da nessuna parte, sono esperienze personali. Non sono riuscito a far scrivere un libro di memoria perché sono ancora vivo, quando muoio qualcuno scriverà al mio posto. E ricordo che in quella occasione era quasi mezzanotte, questi quattro erano tutti allineati davanti a una piccola scrivania, a quel tempo aveva un ufficio particolarmente umile, perché stavamo in una sottoscala ad avere gli alloggi, perché questo, avevamo la tenda fuori con tutto quello che poteva essere, e che ancora, ripeto, esiste ancora, quella che era appunto la sala di culto, che era 800 metri quadri. E io stavo seduto dietro questa piccola scrivania e i quattro stavano lì. A un certo punto mi sentivo fra di loro: ma io meno interessa, io posso farne a meno, io non ho bisogno, ma io non mi sento, vergognosamente, perché non comprendevano. Assolutamente mi accorsi che non erano degni. Era stato fatto il pane con una farina sbagliata, perché all'epoca c'era solo quella farina. È un'espressione questa che non piace, ma purtroppo è una realtà di vita spirituale e ministeriale. C'era una realtà di persone che non erano degne di questo, salvo qualcuno. E avvenne che a un certo punto mi trovai quasi in imbarazzo. Dico: ma come devo fare, Signore, in questa cosa? Mi venne un'idea. Vediamo, non provate neanche voi questa idea. Non vorrei danneggiarvi. Ma io non mi dai. No, mi mise, presi un pezzo di carta e mi mise a scrivere. Poi mi presentai a questi quattro, dico: qui ho le vostre dimissioni, firmatemele. Devo dire che il Signore mi ha aiutato. Firmarono, ma avevo dato appuntamento una settimana dopo per fare un'assemblea generale e per parlarne. Devo dire, una delle rare volte che mia moglie mi è venuta in aiuto, una delle rare volte, perché è poco comunicativa. Mi presentai a casa, ero turbato, ma continuavo nello stesso momento ero anche contento che stavo per mettere fine, volevo mettere fine. E dissi vicino a mia moglie: è successo questo, penso che la settimana prossima dovremo fare una riunione assembleare. Mia moglie disse: tu aspetti una settimana? Troverai peggio di una campagna politica. Mia moglie aveva pienamente ragione, dovete cambiare le date, perché già la mattina successiva c'era un via vai per le case, per i credenti, per creare una confusione. Beh, morale della favola è che non è una favola, è una realtà. Il Signore mi ha soccorso anche in quell'occasione. Fu un momento molto difficile. Un momento di azzerare non solo quei quattro, ma di azzerare anche tutta la realtà intorno a me, di dire spazio ai giovani. Fui criticato aspramente perché erano tutti ragazzi, tutti giovani, avevo dato loro le varie possibilità, alla libreria, alla vigilanza e a tante cose. Devo dire, se il Signore non mi avesse illuminato e io non mi fossi comportato in quella maniera, oggi l'opera che alcuni di voi conoscono non sarebbe più andata avanti. È il momento in cui di dire sempre: Signore, illuminaci, Signore, donaci discernimento.
conoscenza. C'è momenti, sono momenti in cui, ecco, tutte queste cose che abbiamo detto poi si assommano, è una somma che si mette insieme. Il leader, il servitore, deve servire. Se non serve, non può essere un servitore. Deve avere la coscienza, ma già dobbiamo stare attenti, ecco perché anche nel ministero cristiano noi parliamo sempre di operai in prova. L'operaio va provato, perché va provato? In considerazione di vedere se ci sono le qualità, e in questo caso qualità morali, ma ci sono anche le qualità spirituali, ci vogliono le qualità, ci vuole l'unzione di Dio, perché noi non stiamo e non ragioniamo per quello che può essere una realtà di carattere aziendale, perché le aziende alla fine c'è tutto quello che può essere l'interesse di un commercio, noi non commerciamo niente, noi vogliamo essere i servitori, dobbiamo essere i servi del Signore. Amen, studenti? Amen. Vi ho stancati? Se vi ho stancati, io continuo lo stesso. Amen. Gloria a Dio. Dettovi questo, continuiamo la nostra dispensa. Un altro termine che ritengo che sia importante analizzare è quello che riguarda l'integrità. Integrità. E vediamo se siete d'accordo con quanto ho scritto, quindi ho messo sulla carta. Il termine integrità deriva da integro, che significa che non è mai stato toccato, a cui non manca nulla, ma significa anche intero e quindi puro e incorrotto. Voglio ripeterlo. Paolo, eventualmente mi puoi aiutare, aiuta, perché se hai qualche cosa in più, io accetto con grande umiltà la tua capacità professionale, e il professore Paolo Ricca è un decano, io non sono che un decimo. Lui è un decano, però se mi tolgo il cappello, per carità, io sono un pastore di campagna. Allora, il termine integrità deriva da integro, che significa che non è mai stato toccato, a cui non manca nulla, ma anche intero, e quindi puro e incorrotto. L'integrità non è una condizione di valori etici o morali, anche se la condizione di integrità porta inevitabilmente a esprimere dei valori. Paolo, facciamo bene attenzione, qui ho bisogno della tua competenza. Integro è un valore, mentre l'integrità è lo stato in cui possiamo esprimere un insieme di valori interiori, autentici e coerenti attraverso i loro diversi livelli. Il termine significa anche integrare. Integriamo tutte le nostre parti e anche il nuovo che viene da fuori. Ogni volta che integro un nuovo valore, devo riallineare i valori esistenti, devo riallineare un'altra volta i valori esistenti. Continuo. Vi è un naturale bisogno di integrità. Il nostro corpo ne ha bisogno e lo ricerca come un processo di conoscenza, a volte un vero percorso individuale. Continuando l'analisi di questo termine, ci dobbiamo domandare perché questo principio è tanto importante. Integrità significa fare quello che diciamo di voler fare. Dobbiamo tenere fede alle promesse che facciamo, avendo il coraggio morale di rendere le proprie azioni coerenti con la conoscenza del bene. È facile riconoscere le persone dotate di integrità. Sono persone oneste, pagano i debiti e ripuliscono dove hanno sporcato e accettano la responsabilità delle loro azioni. Ognuno di noi viene in questo mondo dotato di un livello diverso di integrità. Vi siete mai chiesti che cosa qualificava Gesù a svolgere il ruolo di salvatore del mondo? E mi piace tanto parlare di Gesù. Penso che l'esempio che vi sto cercando di portare valga molto più delle parole che già ho pronunciato.
È pur vero che egli era il primogenito del padre, è vero? Il primogenito. Io direi l'unigenito. Però qualcuno usa questo termine, primogenito, perché? Perché oggi siamo diventati figli di Dio. Però il termine esatto è l'unigenito. Amen? Prescelto fin dal principio. Ma che cosa lo rendeva veramente perfetto? Stiamo parlando di Gesù. Non soltanto vero Dio, ma vero uomo. Quindi, nella sua umanità. Era la sua totale dedizione e il suo desiderio di compiacere il Padre in cielo. È vero o non è vero? Ricorderete quando, in un momento proprio di umanità, non carnalità, di umanità, quando nell'orto di Getsemane, per un istante, egli si espresse in quella maniera: Padre, se ti è possibile, trapassa da me questo calice. Non immaginate quanto questa espressione è rimasta nel mio cuore? E come in questo momento sento la benedizione di Dio attraverso questa parola. Quanto è stato bello quella curva, che forse in questo passo ho riconosciuto la vera umanità di Gesù uomo. Ma poi immediatamente ritornò all'obbedienza. E cosa disse? Cosa rispose al padre? Cosa disse? Ma non... Allora, sentiamolo tutti quanti. Ma non la tua volontà sia fatta. Amen. È meraviglioso tutto questo. Il Salvatore umanamente sarebbe stato capace di peccare, ma il suo desiderio di onestà era una corazza contro la tentazione. Il Salvatore diceva: fo del continuo le cose che gli piacciono, riferendosi al Padre. Giovanni 8, 29 è un verso che potreste usare. Noi sappiamo che per tutta la vita egli fece sempre le giuste scelte. Egli aveva il coraggio morale di rendere le sue azioni coerenti con la sua conoscenza del bene e del male. In qualsiasi attività in cui le persone interagiscono fra di loro, si sviluppano dei codici morali. Siamo d'accordo su questo punto? È un punto abbastanza importante. Accade in qualsiasi gruppo, indipendentemente dalle sue dimensioni, e stiamo parlando in senso generale. La famiglia, la squadra, la nazione, la razza, e perché no? La chiesa, comunità. Cosa dico per dire chiesa e comunità? La comunità riguardando la chiesa locale, in modo specifico. Cercando di approfondire il nostro argomento, necessiteremo di parlare circa la morale come concetto umano e in senso generale, per poi, quali credenti, esaminare soprattutto la morale cristiana. Ma ritengo necessaria la seguente domanda, e la voglio rivolgere. Che cos'è un codice morale? Vi do subito la risposta. La risposta potrebbe sembrare quasi ripetitiva. Un codice morale consiste in una serie di accordi a cui una persona ha aderito per garantire la sopravvivenza di altri. Sto parlando in senso generale, ovviamente. L'uomo ha imparato che quando aderisce a dei codici di condotta o a ciò che è ritenuto giusto, sopravvive, quando invece non lo fa, non sopravvive. Di conseguenza, ogni volta che formano un gruppo, le persone compilano regolarmente una lunga ed estesa serie di patti che definiscono ciò che è morale, cioè quello che contribuisce alla sopravvivenza, e ciò che è immorale, quel che risulta distruttivo per la sopravvivenza. In base a queste definizioni, il termine morale sta a indicare quelle cose che, in un qualsiasi preciso momento, vengono considerate caratteristiche della sopravvivenza. Un'azione che favorisce la sopravvivenza è un'azione morale, e le cose ritenute contrarie alla sopravvivenza sono considerate immorali. Quando due o più persone raggiungono un accordo reciproco,
agiscono insieme e quando è questo loro agire, noi lo chiamiamo azione congiunta. Comunicare verbalmente con qualcuno è un'azione congiunta. Adesso li direte, litigare con qualcuno, anche questo, è un'azione congiunta. Lavorare con un'organizzazione è un'azione congiunta. Ecco, questo penso che sono termini che possiamo comprendere. Che si tratti di due persone, oppure di un'intera nazione formatasi dopo la conquista del territorio da parte di un'altra razza, si formano determinati accordi, e questo al di là delle dimensioni del gruppo. La durata dell'accordo non costituisce un fattore determinante, potrebbe essere un accordo di un solo giorno, un accordo per un mese e, tanto per dirlo, un accordo anche di 500 anni, non ci viviamo nessuno, ovviamente. Perciò quando si forma un gruppo si crea una serie di accordi per definire quel che è giusto e quel che è sbagliato, ciò che è morale e ciò che è immorale, cosa favorisce la sopravvivenza e cosa non la favorisce. Questo è quanto viene creato, che poi si disgrega a causa delle trasgressioni, violazioni di accordi o leggi. Queste trasgressioni tacite, ma pur sempre trasgressioni, da parte di ciascun membro del gruppo, si accumulano gradualmente fino a portare alla disgregazione. Queste parole le ho espresse in funzione di quello che è un concetto generale. Ma quale tipo di moralità noi preferiamo parlare? La moralità cosiddetta cristiana. Vogliamo dirlo insieme? Moralità cristiana. E io penso che già esprimendo questo concetto in questa maniera già ci rendiamo conto, perché noi siamo dei cristiani, lo siamo? Sì. Ovviamente cristiani non si nasce. No. Si diventa cristiani. Sì. È vero? Sì. Si diventa cristiani. Eh? Una volta pensavamo che nascevamo tutti cristiani. Oggi il Signore dà la conoscenza. Perché? Perché nasciamo cristiani soltanto perché ci battezzavano per forza e roba varia. Siamo cristiani. Noi come cristiani oggi sappiamo che per essere cristiani dobbiamo fare ben altro tipo di esperienze che andremo anche a, diciamo, evidenziare. Amen. Quindi voglio entrare adesso, continuare ad entrare nell'argomento riguardante quello che è la moralità cristiana. C'è da leggere qualche passaggio, però lo leggo direttamente. Allora, voglio ricordarvi un passaggio biblico che mi è rimasto particolarmente nel cuore. Leggiamo, e questo lo troviamo in Giovanni capitolo 21, i versi da 15 a 17, Giovanni capitolo 21, versi da 15 a 17, e spero di non sbagliarmi perché qualche volta qualche battitura sbagliata anche della segreteria che mi aiuta, non è mancato, ma credo che questa volta non ci siano. Leggiamo. Or quando ebbero fame, fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? E egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? E egli rispose: sì, Signore, tu sai che io t'amo. Gesù gli disse: pastura le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato che egli gli avesse detto per la terza volta: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. E questo è il passaggio che vi ho citato. Voglio tornare un pochettino indietro. Simone che dice: Signore, tu lo sai che io ti amo. Così disse Pietro. E lo disse dopo tre volte che Gesù gli aveva chiesto, aveva fatto la domanda: mi ami tu? E la risposta, sappiamo, era una tutta profondamente accorata, carica del dispiacere, che Gesù quasi non gli credesse. Quello era il pensiero di Pietro. Cioè, Signore mi domanda tre volte,
forse non mi crede più, perché lui aveva sbagliato. È vero, sappiamo, lo aveva per ben 3 volte, aveva detto che non lo conosceva più. Gesù, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Allora, ricordando questo episodio evangelico, Pietro e i suoi amici, ormai tornati dal lavoro, e quindi torniamo, ci agganciamo a questo episodio, tornate al lavoro consueto. Qual era il lavoro che facevano? Pescatori. Laureati in pescologia, io dico spesso. Perdonami, fratello Paolo, ma quando mi fanno credere che i discepoli e anche questi apostoli, che venivano da una realtà molto umile, anche se hanno poi ricevuto l'insegnamento più importante che potessero ricevere, non dal grande professore ma dal maestro dei maestri, io ricordo che erano soltanto dei semplici pescatori, soprattutto nelle figure di Pietro e dei fratelli, e Giovanni e Giacomo, i figli di Zebedeo, vero? E allora, Pietro e i suoi amici, ormai tornati al lavoro consueto, dopo la sconvolgente morte del loro amico e maestro Gesù, e tornarono alla riva dopo una notte di pesca e trovarono Gesù che aveva preparato per loro che cosa? Una colazione, vero? Ricordate questo. E come si fa tra veri amici? Dopo il pasto, dopo aver mangiato, il discorso divenne un discorso serio. Ecco il discorso che abbiamo riportato poc'anzi, quella della domanda del ben 3 volte che Gesù rivolge a Simon Pietro. Pietro, mi ami tu? Quanto mi piace in questo momento che questa domanda consentiva. Io, più che un insegnante, ho il cuore di quello che è la parola, il pastore, le pecore, e io stesso ne recepisco, ne ricevo una particolare benedizione. Sapete quante volte ho domandato a tanti fedeli: tu ami veramente il Signore? Lo ami? Potrebbe sembrare anche una domanda quasi inutile, è troppo importante, ma non è importante per la risposta che potessi ricevere, è importante a chi dà la risposta, è importante capire che tipo di cristianesimo stiamo parlando, è importante capire la profondità del significato. Per cui, continuando, dice Pietro: mi ami tu? Dice Gesù con quella domanda bruciante, una domanda bruciante veramente, che abbracciava tutta l'umiliazione di chi sapeva di aver tradito l'amico più caro. Che a Pietro è costato tutto questo, è costato. Non è stata una cosa semplice. Ma ricorderete che Gesù gli aveva detto, prima che il gallo canti, cosa gli aveva detto? E quando il gallo cantò, cosa avvenne? Gesù cosa fece? Guardò Pietro da lontano. Mamma mia! Aiutaci, Signore. Aiutaci a essere fedeli fino alla fine. Immaginate cosa ha provato Pietro nel sentirsi un traditore verso il Maestro, verso colui che amava. Ci pensate? Pietro non l'avrà mai più dimenticato, non poteva più dimenticarlo. Sono quelle realtà che prendono veramente posto nel proprio cuore, perché non c'era nessuna ragione per cui Pietro dovesse tradire il Maestro, o meglio, se c'era una ragione, io posso considerare solo che era per paura. Aveva paura sicuramente di coloro che erano lì, ma lo traì davanti a persone che poi non avevano una grande capacità, una grande possibilità. Erano persone che, come sappiamo, erano costituite da alcuni uomini, una donnuccia, questo era tutto. Ma per quanto fosse grande l'umiliazione, la vergogna, il dolore, Gesù, con quel suo sguardo che penetrava fin più profonde fibre e lo abbracciava tutto nella sua fragilità umana, gli fece quella domanda diretta e senza preavviso: Pietro, mi ami tu? E Pietro continuava a fare i suoi pensieri, le sue cose. Perché mi sta domandando per ben 3 volte? Ma perché? Ecco, poi ricordava ovviamente quel che sarebbe successo. Immaginiamo lo stato d'animo di Pietro quando vede quello sguardo amico, che però lui non capisce, come lo vede, come uno sguardo indagatore, uno che sta
indagando, vero? Invece non era così. Certamente sapeva di meritare un rimprovero. Lo sapeva Pietro, sì o no? Doveva meritare un rimprovero. Aveva tradito il maestro, aveva detto io non lo conosco, non so neanche lui chi è. L'aveva fatto? Avrebbe potuto dire, Gesù, cosa hai fatto? Mi hai tradito per ben 3 volte. E con chi? Abbiamo detto prima, con la dannetta e con altri ubriachi. Ma Gesù non disse niente di tutto questo. Gli disse solo, Pietro, mi ami tu. Gli disse solo questo. Cosa poteva rispondere lui? Pescatore, umile pescatore della Galilea, vero? Una domanda, era una domanda così importante. Certo, non poteva rispondere di no, perché Pietro amava il Signore, sì. Pietro lo amava? Sì. Non ho sentito il vostro sì. Rispondere. Adesso vi giro. E voi l'amate? Sì. Non è convincente il vostro... Non è convincente. Sareste i migliori studenti biblici, ma se non realizzate l'essenza, la sostanza della presenza di Dio, tutti i vostri studi biblici verrebbero niente, zero. È l'amore che dobbiamo provare, perché lui ci ha amati per primo. Amen. Amen. Non è la religione che noi cerchiamo e abbiamo cercato. Noi vogliamo semplicemente continuare a trovare la fede in Gesù Cristo il Signore. Perché questo è quello che chiede il Dio da noi. Quante religioni ci sono? Ma la stessa religione cosiddetta cristiana, quando non c'è una pratica e una realtà di fede vera, attiva, a che cosa serve? Serve soltanto come l'oppio dei popoli, come diceva qualcuno. Noi vogliamo continuare ad avere fede nel Signore, nella Sua parola. Amen? Gloria al Signore. Perché anche se non lo capiva, anche se non riusciva a spiegarselo, sapeva che a quella domanda diretta non poteva rispondere diversamente da come ha risposto. Ma cosa significava? Cosa significa quel tu lo sai che io ti amo? Credo che per capirlo abbiamo dovuto cambiare le nostre categorie mentali, figlie di una cultura materialistica e ipocrita, per poter comprendere tutta la profondità di tale affermazione. E allora andiamo su un punto che è particolarmente importante, amare. C'è un amare o un amore dal punto di vista di Gesù che per tutti i cristiani ho citato poco fa, non soltanto da parte del figlio di Dio, ma da parte di Dio. Poco fa vi ho citato Giovanni, capitolo 3, verso 16. Che mi piace sempre che lo citiamo a memoria tutti quanti, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. A volte io cambio soltanto e mi permetto con il permesso di Dio di cambiare, perché Dio ha tanto amato noi. Lo possiamo dire? Se è vero possiamo dire. Perché Dio ha tanto amato noi che ha mandato, ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E in questo momento ricordo di una nostra sorella che ha più di 90 anni, 97 per l'esattezza, che quando riferisco questo verso risponde con una voce fortissima: vita eterna solo Gesù ce la dona. Alleluia. Gloria al Signore. Amare per Pietro e per tutti i discepoli di Gesù è riconoscere che di quella presenza affascinante, misteriosa, come sono belle queste espressioni, io le sento nel cuore, dolce, serena, decisa, misericordiosa, equilibrata, uno non ne poteva e non ne può fare a meno. Il suo amore ci costringe. È vero? Il suo amore ci costringe. Parlavo poco prima all'inizio di quel pastore che mi ha insegnato ad amare il Signore. E mi diceva sempre questa frase:
innamoratevi di Gesù, diceva a tutti quanti, e lo diceva anche a me personalmente. Io continuo a dirlo anche io. Bisogna essere innamorati di Gesù, che possiamo anche tradurlo, innamoriamoci della parola di Dio. Amen? Amen. Siamo d'accordo? Amen. Ecco, questo significa anche per Pietro, più di una decisione volontaristica, è un riconoscimento del fatto che quell'amico che aveva imparato a chiamare Messia era uno senza il quale la vita era insopportabile, senza di lui non si poteva, e io continuo, non si può vivere. La vera vita la possiamo vivere soltanto con, nella presenza di Dio in Cristo Gesù, il Signore. Amen. Vuole sentire un bel amen un po' più forte? Amen. Vi ringrazio. Non voglio offendere nessuno, io sono pentecostale, però perdonate. Di fede pentecostale, io sono abituato a essere un po' più rumoroso. Però devo dire che c'è qualcuno che quando si esprime è pentecostale, ve lo garantisco. Non so poi in altri ambienti se lo è ancora, ma io quando l'ho visto qualcuno che è qui presente, che lo ascolterete, l'ho trovato pentecostale di fatto. Gloria al Signore, anche attraverso un programma televisivo l'abbiamo beccato. Gloria al Signore. Va bene? Anche per me, per te, è un'espressione che voglio usare per tutti, può essere così. C'è un momento, un'esperienza, che la misericordia di Dio prima o poi ci fa o ci ha fatto incontrare e riconoscere, che è così affascinante e totalizzante che uno non può continuare a vivere se non restando sempre attaccato alla presenza di colui o coloro che gli hanno fatto conoscere la tenerezza di Dio nella persona di Gesù, che si offre a noi come un compagno di strada nel percorso della vita. E a tale proposito voglio citarvi, anche se soltanto brevemente, minimamente, un verso di Galati capitolo 2 verso 20, prendendo solo la parte che ritengo indispensabile per quello che stiamo dicendo, che ricorderete l'espressione paolina che dice... Cosa dice? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vogliamo insieme ripeterlo? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quante volte ho pensato di non essere adatto a questo onore, a questo grande onore? Quante volte? Ve lo dico con sincerità. Quante volte? Ho pensato che Paolo fosse il super apostolo, il supereroe, però negli anni sto continuando a scoprire che l'esperienza di Paolo, grazie a Dio, è comune a tanti servitori di Dio, e tra questi anche io stesso, perché mi rendo conto negli anni, soprattutto quando ho lasciato la realtà di una professione che pur mi poteva dare delle soddisfazioni, quando ho capito che c'era una chiamata particolare, speciale, quella che io vorrei che molti di voi l'aveste già o sareste pronti a riceverla, ho capito che io non potevo farne più o meno, che io non potevo fare altro, non potevo se non dedicarmi a questa chiamata in una maniera personale, in una maniera che mi coinvolgesse e che mi coinvolgesse per quanto tempo, per tanto tempo, non potevo, assolutamente, ma sia ringraziato il Signore, egli continua l'opera, e allora possiamo dire tutti insieme, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quanto mi piace che lo state dicendo anche voi, di nuovo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E come vive in voi? Mediante la parola, alleluia. Quando realizziamo, riceviamo la parola, alleluia, e allora che Cristo vive in noi, e vi devo dire sempre con la massima sincerità, realizzo la presenza di Dio proprio nel momento in cui da incosciente di Dio mi esprimo, perdonatemi questa espressione, è vera, forse mi hai sentito dirla tante volte, perché nell'incoscienza
Io mi esprimo così perché riconosco e riconosco la mia pochezza, la mia nullità. Ma quando poi il Signore comincia a manifestare la presenza del suo Spirito, avverto qualcosa di particolarmente glorioso, gratificante, che non mi fa pensare poi a quelle che sono le difficoltà, le problematiche che non mancano mai. In quel momento, in quei momenti, io realizzo una realtà della presenza di Dio in una maniera ineccepibile, meravigliosa. Vi auguro, se non avete fatto questa esperienza, che la facciate ognuno di voi. Non so se ho superato l'orario, che ore sono? Le 2 ore, ho finito. Mi posso pigliare altri pochi minuti? Me li date? Due pochi minuti, ho quasi finito. Va bene. Perché devo dirvi qualche altra cosa. Per la verità, avevo pensato che era corto quello che vi volevo dire, ma ho l'impressione che poi vi darò poi la dispensa, quindi. Però devo dirvi qualche altra cosa. Il cristianesimo non è un insieme di regole, ma Dio amico a cui rispondere con il trasporto di Pietro in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi situazione siamo. Sì, lo sai che io ti amo, lo sai che ti riconosco, lo sai che senza di te non potrei vivere perché tu sei il mio tutto. Non so perché, non lo so proprio perché sono pieno di fragilità, di peccato, di distrazioni, di limiti, ma tutta la mia preferenza umana è per te. Amen. Amen. E allora volevo dirvi che questa è la forma suprema di moralità, perché a Dio non importa quanto siamo stati peccatori. Gesù continuerà alla fine a chiedere alla nostra umanità confusa e umiliata per il nostro limite: mi ami tu? Dovrei continuare per quello che è l'argomento. Purtroppo pensavo che fosse molto più breve, perché dovremmo proseguire il nostro studio su un altro significato comportamentale. Quando delle cose non le vogliamo accettare, facciamo una domanda: che male c'è? Che male c'è? Questa domanda spesso ha un significato di una contestazione. A prima vista sembra domandare le ragioni di un insegnamento morale. Spesso però è una domanda retorica. In realtà è un'affermazione che vuol dire: in questo non ci vedo niente di male, non faccio male a nessuno, queste cose non sono peccato. La sfera è ampia per questa discussione. Ma quanta gente dice proprio questo? Quanta gente avete trovato quel momento in cui noi annunziamo anche l'Evangelo? Penso, non faccio niente di male. Che faccio di male? Casa e lavoro. Poi lungo la strada, la casa, prima di diventare casa, ci sono tutti i peccati possibili a me. E dici, non c'è niente, non ho fatto niente di male. Sono a posto, non c'è niente di male. Chiamiamola moralità questa. E l'affermazione sottintende tutto un modo di convinzione più generale, come per esempio questo: ciò che è bene o male in campo morale non può essere determinato e deciso autoritariamente, ma deve essere dimostrato, deve convincere. Si può dire che un certo comportamento è peccaminoso o proibito solo se appare chiaramente negativo, sbagliato, ingiusto, dannoso. E ancora, il compito di questa determinazione tocca alla coscienza personale di ognuno e non può essere delegato a nessun altro. Nessuno può decidere per un altro che cosa sia il bene o il male, che cosa sia peccato o non lo sia. Dunque, in questa domanda, che male c'è, spesso affiora una malcelata insubordinazione o addirittura un atteggiamento chiaramente irritato e ostile nei confronti dell'insegnamento morale della Chiesa. Comunque siano le cose, questa domanda è legittima e ha diritto a una risposta convincente. Molte volte dietro la domanda "che male c'è?" si nasconde un'idea sbagliata del bene e del male, frutto di una cattiva formazione o di un insufficiente approfondimento del problema.
Spesso la stessa domanda viene posta in termini ancora più imprecisi. Invece di dire che male c'è, si dice: perché è proibito? Per esempio, nel campo della sessualità si dice: perché è proibita la masturbazione? Perché devono essere proibiti i rapporti prematrimoniali? Perché le convivenze? Formulate così, queste domande sono mal impostate, non sono poste ai termini giusti. Fanno pensare alla morale come a un codice di proibizioni, magari arbitrarie o riformabilissime. Perché è proibito? Significa in pratica: ma chi lo proibisce? Chi proibisce sarebbe naturalmente Dio, come lo insegna la Chiesa. In questo modo l'impegno morale si ridurrebbe a un atto di sottomissione a Dio, a un atto di obbedienza cieca, profondamente ripugnante ad ogni uomo carnale, ritenendosi fiero della sua dignità di essere libero e intelligente. La prima cosa da fare di fronte a tutte queste domande è quella di chiarire i termini: che cosa vuol dire male, proibito, peccato. E non posso interromperlo, devo dire qualche altra cosa, poi mi fermerò perché ci sono dei passi biblici e ve li do a voce. Il Dio che si è rivelato in Cristo come Padre ci chiama al compito di amministratori responsabili. Fate bene attenzione, adesso mi rivolgo proprio e mi rivolgo ai servitori o futuri servitori. Voglio ripetere: il Dio che ci ha rivelato in Cristo come Padre, che ci ha rivelato Cristo come Padre, ci chiama al compito di amministratori responsabili del mondo e della storia. Anzi, ci eleva alla dignità di figli nella sua casa e quindi ha un impegno morale assolutamente libero da ogni servilismo alienante, pieno di dignità e di ragionevolezza. Certo, nella morale cristiana ci sono anche delle proibizioni, ma esse non contengono nulla di arbitrario, non sono un'imposizione, ma un appello alla ragione. Non si impongono con l'autorità di una volontà padrona, ma con l'autorevolezza di una sapienza superiore e piena di amore. Questa sapienza amorosa, e ci affermiamo alla sapienza amorosa di Dio, ci aiuta a coprire il progetto dello sviluppo armonico della nostra persona, iscritto nel nostro stesso essere, ma non sempre facilmente decifrabile dalla nostra intelligenza limitata e oscurata dal peccato. Sotto l'apparenza della proibizione si nasconde in realtà un avvertimento premuroso o una valutazione oggettiva che chiede di essere ragionata e capita. È in questione la nostra felicità. L'uomo è la realizzazione di un progetto d'amore di Dio, un progetto ben fatto, ha una sua logica interna, delle linee di sviluppo armoniose e sagge. Ma il progetto uomo è radicalmente diverso da ogni altro progetto creato. Esso è uscito dalle mani di Dio appena abbozzato. La sua realizzazione finale è affidata all'uomo se stesso, alle sue libere scelte. Ogni uomo, sia pure in collaborazione con Dio e con gli altri uomini, è chiamato ad essere, almeno in parte, l'arbitro di se stesso. L'uomo è chiamato ad essere autore, insieme con Dio e con gli altri, del suo progetto di vita. Ci sono cose che lo realizzano e cose che, lo voglio o no, lo distruggono come uomo e gli impediscono di diventare se stesso, di realizzare il progetto di amore di Dio che c'è in lui. Così la verità lo fa più uomo, la menzogna meno uomo, l'amore lo realizza e l'egoismo gli impedisce di realizzarsi. Ci sono dei progetti attraverso i quali si costruisce come uomo e ce ne sono quelli attraverso i quali si distrugge. E realizzarsi o meno non è cosa indifferente, non è un lusso inutile. Solo nella realizzazione di sé l'uomo trova la sua vera felicità, solo raggiungendo la pienezza del suo essere egli trova quella pace, quella gioia per cui è fatto e a cui aspira con tutte le sue forze. Il comandamento di Dio non dice soltanto questo è bene e questo è male, dice questo ti realizza e questo ti distrugge come uomo.
Certe scelte ti realizzano, altre ti impoveriscono e ti degradano. Bene, mi fermo perché avrei dovuto continuare a parlare dei ministeri nella Chiesa e di altre osservazioni che sicuramente saranno utili, ma credo che il mio tempo sta per scadere, vero? È scaduto o sta per scadere? È scaduto. E allora sarà il pastore Laiso che io gli darò la dispensa, se lo ritenete opportuno, gliela potete chiedere a lui. Io purtroppo sono rimasto solo a tre quarti, non ho saputo considerare il tempo. Il tempo non è facilmente valutabile, ma una cosa è certa, che nella moralità cristiana c'è una realtà che molte volte si chiama anche spiritualità, che ben conosciamo. Molte volte quella moralità si identifica con la spiritualità, però io ritengo il termine spiritualità o spirituale molto più elevato. Perché? Perché la spiritualità non soltanto è quella moralità che noi vogliamo realizzare, ma è quella moralità che viene direttamente dall'insegnamento e dalla parola di Dio. Per cui non ci fermiamo a quelle che possono essere soltanto dei pensieri, delle affermazioni, ma soprattutto ci fermiamo davanti a quello che è particolarmente importante, quello di poter fare veramente la volontà di Dio, mettendo in pratica la sua parola. Dio vi benedica. Amen.